La Voce 24 News. Le news del giorno. Campania News. Casaletto Spartano, Salerno. Riduzione IMU su seconde case e locali commerciali. Il Consiglio Comunale di Casaletto Spartano, con delibera del 23 febbraio, ha approvato le nuove aliquote IMU per l'anno 2023, riducendo l'aliquota IMU su altri immobili diversi dall'abitazione principale. Il provvedimento, fa sapere l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Concetta Amato, garantirà un minore carico fiscale ai possessori di immobili detenuti a titolo di proprietà, usufrutto o altri diritti reali di godimento, che annualmente sono tenuti al versamento dell'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Questa amministrazione, da sempre attenta alle esigenze del territorio, sta lavorando assiduamente per garantirne il più completo soddisfacimento. In tale ottica prossimamente verrà approvato e presentato alla cittadinanza un importantissimo provvedimento contenente diverse misure rivolte a tutte le fasce della popolazione e finalizzato ad incidere positivamente sul complessivo livello di benessere economico, sociale ed ambientale della nostra comunità. Atena Lucana, Salerno. Grave incidente stradale, 6 giovani feriti. 6 giovani feriti in uno scontro frontale ad Atena Lucana. Due auto, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrate. A bordo 4 tra ragazzi e ragazze in una e 2 in un'altra. L'impatto è stato violentissimo e immediato è stato l'arrivo del personale del 118 di tutte le postazioni del Vallo di Diano, dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e dei carabinieri. I 6 sono abbastanza gravi e trasferiti in 3 ospedali. Palomonte, Salerno. Resti di un cadavere ritrovati in un terreno. C'è una persona indagata per l'omicidio del 35enne indiano Gurinder Singh, il cui corpo senza vita fu trovato a pezzi in contrada Padula a Palomonte. Si tratta di un 37enne suo connazionale che lavorava con la vittima in un'azienda bufalina di Sicignano. Al momento l'uomo è indagato dalla Procura della Repubblica di Salerno per omicidio. I resti di Singh sono stati trovati l'8 febbraio del 2022 da una donna che vide i suoi cani muoversi tra ossa umane in un terreno. Sull'accaduto sono in corso da mesi le indagini dei carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal capitano Emanuele Tanzilli, che sulla vicenda tengono il massimo riserbo. Albanella, Salerno. Rubato l'ordigno bellico ritrovato in un terreno. È stato rubato l'ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato giorni fa in località San Pietro ad Albanella. Il rinvenimento era avvenuto in modo casuale da parte di una donna del posto che stava svolgendo dei lavori in un terreno di sua proprietà. Sarebbe spettato agli artificieri dell'esercito italiano ora procedere alla bonifica, ma l'ordigno è sparito. Le operazioni di bonifica erano in programma, ma gli artificieri e i carabinieri della stazione di Matinella, come si legge sul quotidiano, la città di Salerno, hanno fatto l'amara scoperta. Si indaga per risalire al responsabile, che corre anche il rischio di maneggiare un oggetto pericoloso e potenzialmente esplosivo. Salerno, nasce un comitato celebrativo dell'80° anniversario dello sbarco degli alleati sulla costa salernitana. Oggi 8 marzo a presso la sede della provincia di Salerno, a Palazzo Sant'Agostino, si terrà un incontro per la costituzione di un comitato celebrativo dell'80° anniversario dello sbarco degli alleati sulla costa salernitana. Sono stati invitati a partecipare i comuni di Agropoli, Battipaglia, Capaccio Pestum, Cava dei Tirreni, Cetara, Eboli, Maiori, Ponte Cagnano Faiano, Salerno, Pietri sul Mare e i rispettivi direttori del Museum of Operation Avalanche e del Museo dello Sbarco e di Salerno Capitale. La provincia di Salerno, dichiara il presidente Franco Alfieri, intende costituire un comitato per la celebrazione degli 80 anni dell'operazione Avalanche in quanto un momento storico di enorme portata per la libertà dell'intera Europa. Ne faranno parte sicuramente i comuni che poi saranno riferimento per le associazioni, le scuole, gli storici e tutti gli appassionati dei territori interessati dallo sbarco. Il comitato lavorerà alla stesura congiunta di un programma di eventi celebrativi che raccoglierà le iniziative migliori in alcuni casi già messe in campo da alcuni comuni, andando a potenziarne la ricaduta positiva sull'intero territorio provinciale grazie ad una filosofia di rete. Calabria News. Tortora Praia a Mare, Cosenza. Atti criminali e sicurezza. Albino Console, Italia del Meridione, è al fianco delle amministrazioni di Praia a Mare e di Tortora.
Comunicato stampa. I tragici fatti di cronaca, susseguitesi negli ultimi giorni nei comuni dell'Alto Tirreno Cosentino, impongono una riflessione profonda. La cultura dell'odio e della violenza va contrastata fortemente a tutti i livelli. La famiglia in primis, la scuola e le istituzioni hanno il dovere di creare un ambiente sano, affinché comportamenti nocivi e pericolosi non trovino terreno fertile e i ragazzi di oggi siano gli uomini e le donne di un futuro propositivo e dalla solida morale, membri produttivi di una società in cui l'uomo riacquista la sua centralità, diventando fine e non più mezzo. Italia del Meridione è al fianco delle amministrazioni di Praia a Mare e di Tortora, non solo in questi momenti di tensione sociale. La sinergia tra amministrazioni e i nostri commissari cittadini è il modo migliore per reagire fattivamente e con proposte realistiche affinché situazioni di tale gravità possano essere in un prossimo futuro scongiurate. Apprezziamo, infine, particolarmente il progetto di videosorveglianza avviato a Praia a Mare dall'amministrazione De Lorenzo, certo che sia la strada giusta per un maggior controllo del territorio e come deterrente. San Nicola Arcella, Cosenza. Martedì 14 marzo pubblico incontro su Sostegno alle imprese ricettive regionali. Il comune di San Nicola Arcella inaugura il 14 marzo lo sportello di informazione per la finanza agevolata. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, sviluppo, capacità produttiva, digitalizzazione, innovazione, internazionalizzazione sono solo alcune delle sfide che le imprese affrontano per crescere. L'amministrazione comunale di San Nicola Arcella ha voluto realizzare un servizio di informazione e comunicazione dei bandi europei, nazionali e regionali, per diffondere ed informare sulle opportunità del fondo perduto che possano essere un volano di sviluppo. Basilicata News. Basilicata. Sanità allo sbando, la denuncia di Vaccaro, pensionati Will. Il centrodestra alla guida della regione crede di poter comprare i lucani con il bonus gas, nel mentre li sta depredando di un diritto inalienabile, quello alla salute. Stiamo assistendo ad una grande operazione di marketing politico-elettorale, messa in atto per mascherare l'assenza di visione sui comparti nevralgici della vita pubblica, a partire dalla sanità. Un settore dove è praticamente assente qualsivoglia tipo di strategia, con un sistema ormai allo sbando. E non per colpa di quanti tra medici, infermieri ed OS stanno dando il massimo. Con zero sforzi da parte di chi li amministra dall'alto. A pagare il prezzo maggiore di questa crisi sanitaria lucana, sono anziani e fragili. È quanto denuncia Carmine Vaccaro, segretario regionale della UIL Pensionati di Basilicata, alla luce delle criticità vissute dai cittadini. L'ultimo campanello d'allarme, precisa Vaccaro, è la situazione nella quale sono costretti ad operare medici di famiglia, dell'emergenza urgenza, i pediatri di libera scelta, in stato d'agitazione. Quando questa categoria arriva a denunciare l'assenza di neolaureati pronti a sostituire i pensionamenti, la scarsa attrattività della sanità regionale, la carenza di presidi sui territori nell'ottica di una riorganizzazione che non c'è manca il piano sanitario che credo a questo punto sarà realizzato dal prossimo governo regionale vista l'imminenza della campagna elettorale, siamo arrivati davvero al limite. Potenza. Mattarella incontra Elena di 12 anni. Elena Catalano, una bimba di 12 anni, alla fine dello scorso mandato aveva scritto una lettera al presidente Mattarella, dicendosi dispiaciuta che andava via. Il presidente Mattarella, in occasione della visita a Potenza, la ha voluta incontrare nella sede dell'università in occasione della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Lucano. La piccola Elena non nasconde la sua emozione nell'incontrare il presidente della Repubblica, al quale aveva scritto una lettera. Elena, iniziamo da quando hai mandato la lettera al presidente. Che cosa gli hai scritto? Allora, io ho scritto che, visto che se ne doveva andare, che era finito il suo turno da presidente, mi dispiaceva e che l'ho sempre considerato come un nonno ed è stato sempre molto saggio e molto buono. E ora che l'hai incontrato, che cosa ti ha detto? Ha detto grazie per la lettera e poi, allora, io all'inizio ho provato un po' di ansia, però poi quando è arrivato mi sono subito rassicurata con lui perché mi ha detto parole dolci. Aforismi e dintorni di Stefano Cazzato.
Ai tempi miei altro che TikTok. Il massimo erano le tic-tac.